Ciao, sono Luca Iraghi, ho 29 anni, sono di Milano e sono un ex studente di Istituto Italiano di Fotografia. Quello che vedete esposto è il mio progetto, si intitola Nova Arbora e racconta la storia di una famiglia, di un bed and breakfast, immerso nella natura a sud di Bologna. Nova Arbora si trova sulla Via degli Dei, un cammino di 130 km che porta i pellegrini da Bologna a Firenze. Ho fatto questo cammino e conosciuto Nova Arbora per la prima volta nel 2016. Col tempo sono tornato altre volte a Nova Arbora, e anche solo per un weekend di relax in mezzo alla natura. E ho avuto modo di conoscere ancora meglio i proprietari del posto, Giorgio, Donatella, Andrea. Coltivavo da qualche tempo l'idea di fare un progetto fotografico sulla loro realtà e la pandemia mi ha dato il là. Se così possiamo dire, e così ho scelto nell'estate del 2020, un'estate un po' meno movimentata, di passare una settimana, a Nova Arbora per raccontare la sua storia. Quello che ho scoperto in questa settimana è, diciamo, il lato nascosto ai pellegrini, ai visitatori che passano solo per una notte. Infatti, dietro alla tranquillità e al relax che Nova Arbora ti regala, c'è un mondo di grande attività, di frenesia, di chi lo gestisce. Quello che rimane sicuramente intatto è il senso di benessere, di piacevolezza, di contatto con la natura che Nova Arbora ti regala. Ci tengo molto a ringraziare Nova Arbora e in particolare Donatella, Giorgio, Andrea, i volontari Laura e Nicolas per avermi ospitato in questa settimana fantastica. E ci tengo a ringraziare il mio amico Fabio, senza il quale probabilmente non avrei neanche conosciuto la Barbara.